Oggi vorrei parlare di un argomento trito e ritrito, per cui il tritono, o meglio la sostituzione di tritono, questa cosa che sembra che faccia paura, in realtà è una cosa semplicissima. Se hai cliccato questo video probabilmente sai già cos'è un accordo in settima dominante, cos'è una cadenza, probabilmente cos'è una dominante secondaria, perché non è che ne parlerò, le darò per assodate, ho già fatto dei video a parte, vai a vederteli, oppure guarda qualche altro video di qualcun altro. Ne hanno fatti una marea. Andiamo al sodo. Cos'è il tritono? Beh, è un intervallo di tre toni. Ad esempio, fa sì. Questo bicordo è talmente dissonante che una volta viene considerato diavolo, il diavolo in musica. Però noi sappiamo che il tritono è contenuto in qualsiasi accordo in settima e dominante, in questo caso sol settima. E sappiamo che sol settima risolve e spinge sull'accordo di do, la cadenza 5-1. Ora noi facciamo il nostro un giro armonico oppure la cadenza 2-5-1 che è proprio adatta alla sostituzione di tritono. Re minore, sol settima, do. Cosa ci permette di fare la sostituzione di tritono? Di sostituire il sol settima, cioè l'accordo di dominante, con un altro accordo di dominante che si trova un tritono sopra. Un tritono sopra al do abbiamo do diesis. Per cui anziché suonare sol settima, suoneremo do diesis settima. L'effetto sarà dunque questo. Re minore, do diesis settima, do. Se non facessimo la sostituzione sarebbe il banalissimo re minore, sol settima, do. Sostituzione. Cambia proprio il sapore, non solo cambia il sapore, ma al basso avviene questo giochino carino, cioè questo passaggio cromatico. Questo significa che è molto importante avere di fronte una cadenza 2-5-1 per fare questa sostituzione, per avere questo giochino, altrimenti non lo abbiamo. Noi potremmo avere anche una cadenza 4-5-1, fa, sol settima, do. Sostituiamo sol settima con il do diesis. Lo possiamo fare, però non abbiamo quel giochino cromatico. Cosa aggiungere su questo tritono? Beh, vediamo subito il trucco per trovarlo. Non è che noi dobbiamo tutte le volte calcolare tre toni. Do diesis settima, nel nostro caso, dove risolve su do. Per cui il tritono, la sostituzione di tritono, è quell'accordo maggiore in settima che si trova a mezzo tono sopra l'accordo risolutivo. Se fossimo in tonalità di sol, la cadenza sarebbe re settima sol. Non è che andiamo a pensare il tritono sopra re qual è, no. Sappiamo che risolverà su sol, saliamo mezzo tono, quindi accordo di sol diesis, ci mettiamo la settima, e risolviamo su sol. Questo è il trucco per trovarlo velocemente. La cosa interessante del tritono è che ci permette di sostituire non solo l'accordo in settima di dominante principale della tonalità, ma anche ad esempio le settime di dominanti secondarie. Cioè qualsiasi accordo che è armonicamente concepito come accordo in settima di dominante può venire sostituito dal tritono. Per cui ho già fatto un video sulle dominanti secondarie, ad esempio da do maggiore. Noi vogliamo passare a re minore, vogliamo però spingere a re minore, faremo precedere re minore dalla sua dominante, re mi fa sol la, la, do, la in settima, che spinge di più, re minore. Noi però vogliamo effettuare una sostituzione di tritono. Anche qui usiamo il trucco, non è che da la saliamo tre toni, quella è la teoria. Sappiamo che dobbiamo risolvere in re minore, saliamo mezzo tono, troviamo un mi bemolle, ci mettiamo la settima. Per cui anziché do la maggiore settima re minore, do mi bemolle settima re. Ultime due cose che potremmo dire. Prima di tutto, se andiamo a sostituire un accordo in settima di dominante, è bene che anche gli altri accordi, cioè quello sul secondo grado
e quello risolutivo sul primo grado siano in settima, cioè tutti gli accordi siano in settima. Non possiamo fare un accordo elementare Re minore, Do diesis settima e Do maggiore. Tutto in settima, Re minore, settima, Do diesis, settima e Do settima. Così suona bene. Una domanda a questo punto potrebbe sorgere spontanea: ma quando andiamo a utilizzare questo tritono? Raramente. Nel senso, andiamo a prendere la conclusione che piace molto a me. Sol sol fa re do, siamo intorno all'età di do, accordo di sol settima, do. Andiamo a sostituire sol settima con do diesis settima. Non si può, perché le note della destra vanno in contrasto con le nuove note apportate da questa sostituzione, e di esempi potrei farne a migliaia. Per cui bisogna stare molto attenti, si usa l'orecchio, si utilizza l'orecchio, se vediamo che le note non vanno in contrasto, lo utilizziamo. Per cui è utilizzato soprattutto nella musica jazz, dove le melodie sono leggermente diverse, sono predisposte per accettare questo tritono a volte, oppure dove noi stessi stiamo improvvisando, per cui possiamo anche andare a modificare la melodia. Casi di musica leggera in cui andare a sostituire il tritono, bisogna stare attenti, ecco, che la melodia non vada in contrasto. Bene, penso di non dover aggiungere altro.